Buongiorno a tutti amici, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video che farò uscire quanto prima perché è il momento giusto. Bazar Giusto mi ha inviato in test questo attrezzino qua. Questo è uno spollonatore. Se non l'avete visto è molto interessante e ve ne parlo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Allora, cos'è lo spollonatore? Intanto, questo è un bellissimo manufatto da 15 cm di diametro, tutto in metallo, è fatto molto bene, mi piace molto come struttura. Sapete, io sono un po' appassionato delle lavorazioni metalliche. Allora, cos'è uno spollonatore? Quando dobbiamo tagliare quei rami che nascono alla base delle piante da frutto, degli ulivi e quant'altro, io gli ulivi che sono pieni, dopo andiamo a vederlo sul campo, quando ci sono quei rami lì, o si va con le forbici, uno alla volta si tolgono, o si rischia, proprio rischio e pericolo, di andare con una lama col decespugliatore, ma rischiamo di rovinare l'albero, la corteccia dell'albero, perché ci avviciniamo troppo. Questo è fatto apposta. Cosa succede? Quando noi lo fissiamo ovviamente sul decespugliatore, è universale, ha il foro da 25.4, quindi va su tutti i decespugliatori. Una volta fissato, questa parte qui rimane ferma e la parte sotto, eccola qui, ruota. Per inerzia ruoterà anche la parte sopra, ma nel momento in cui tocca il tronco, la parte sopra si ferma e la parte sotto taglia. Ecco cosa succede, questo è, fate finta che è un pollone, nel momento in cui noi riusciamo a acchiappare il pollone, ecco, questo viene tagliato e questo registro qui tocca sulla corteccia del tronco e non la rovina, perché è arrotondato e perché gira a forza di inerzia e si ferma immediatamente. Questo è da 15 cm, esistono anche più piccoli. Questo ha un costo di circa 79 euro, vi lascio poi il link in descrizione, non è un link affiliato e non sono pagato per fare questo articolo. A me piace dirlo perché poi qualcuno non lo sa e può pensare fischi per fiaschi. Quindi se vi interessa poi lo trovate su Bazar Giusto. Vediamo un po' il montaggio. Allora, come sempre troverete qui la mia amata testina tripletto, che è quella che utilizzo generalmente per fare i lavori. Il fissaggio è molto semplice, ecco, si fissa prima la parte sotto, dopodiché si avvita la parte superiore, però questa volta, memore di qualche problema che ho avuto in passato con agganci del genere, ci metto un po' di svitol. Perché cosa succede? Poi con la temperatura si impasta e poi è un problema toglierli. Allora, questi sono i polloni. Mi avvicino e vi faccio vedere. Questi sono rami infruttiferi che nascono dalla base della pianta. La pianta ha vigore e butta fuori questi rami qua. Questi se si lasciano a un certo punto con gli anni addirittura coprono la pianta e se si vogliono utilizzare andrebbero innestati. Io parlo dell'ulivo, eh. Ovviamente anche gli alberi da frutto che sono innestati, se il pollone nasce sul porta innesto, allora è infruttifero anche quello e andrebbe innestato. Comunque, a parte questo, vedete come sono? Sono anche di una certa dimensione. Questi io fino all'anno scorso li tagliavo con le forbici dopo la raccolta delle olive, quindi roba di novembre, quindi per me ancora è presto per fare questa operazione, ma non è sbagliato farlo adesso, per carità.
l'ho utilizzata per un paio di ore, ho dato una pulita un po' a tutti i miei ulivi e facendo pratica ho capito un po' ovviamente come utilizzarla. Quindi, non essendo del mestiere, vi posso dire esattamente gli errori che si fanno da principiante. Allora, se si utilizza con calma, con precisione chirurgica, guardate cosa succede. Il pollone viene tagliato perfettamente all'altezza voluta. Ecco, guardate qua, ho tagliato questo, quindi ho tagliato un sacco, ci sono anche polloni in una certa dimensione, questo è un dito, eh. Questo è un dito, adesso non ho il calibro con me dietro, ma fa il suo lavoro. Ah, tra l'altro guardate cosa ho scoperto qui, guardate, abbiamo la muta di un serpente. Ah, che scoperta interessante, continua là sotto, va bene, dai. Torniamo a noi, allora, se si usa con precisione chirurgica fa il suo lavoro. Ovviamente se ci si avvicina all'albero in condizione diversa da quella in cui deve lavorare, cioè deve lavorare così, questa parte che è il registro deve toccare sulla corteccia. Se noi muoviamo la testina e cerchiamo di andare più vicino possibile al tronco per tagliare il pollone proprio raso raso, rischiamo di toccare la corteccia. Ecco ciò di cui vi parlo. Vedete, volevo tagliare questo raso raso e ho dato due grattate alla corteccia. Il registro funziona se lo si usa nel modo giusto. Se si dà un'inclinazione sbagliata alla testina, ovviamente sotto c'è una lama che gira e quella taglia, non è che non tagli, anzi ha fatto il suo lavoro e l'ha fatto anche bene, devo essere sincero. Quindi tiriamo un attimo le somme sullo spollonatore. Io ho una trentina di ulivi, con questo sistema qui abbatto drasticamente i tempi di pulizia intorno all'albero. Roba di 2-3 minuti faccio il giro intorno all'albero, a grandi linee, non attaccato al tronco, ma a grandi linee io riesco a tagliare i polloni. Poi, se volessi rifinire, vado vicino con le forbici, ma è un lavoro in più. A quel punto lo farei direttamente. Rispetto alle forbici è molto molto più veloce. È un lavoro meno preciso, ovviamente, questo lo sappiamo. Però se avete tanti alberi e dovete farlo in velocità, ecco, questo è un buon sistema. Ho risolto il problema anche sugli alberi da frutto, ovviamente. Le lame sono intercambiabili, ci sono i ricambi e ci sono due bulloni da 6 che li tengono. Quindi una volta consumate le lame si possono benissimo sostituire. Questa è una cosa buona, non ve l'ho detto all'inizio. Bene, questa è la presentazione del prodotto, dovete decidere voi se vi può servire o meno. Io con 30 alberi, vi dicevo, sono al limite, però ho anche quelli da frutto, quindi alla fin fine io ho un centinaio di alberi. Ecco, comincia a essere interessante per me questo quasi. Bene, è tutto per questo video. Ringrazio Bazar Giusto per avermi mandato in test questo articolo qui. Trovate il link di dove acquistarlo sotto nella descrizione. Ci sarà il codice sconto che è solo per voi, non ci guadagno nulla. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Vi saluto nuovamente, ci vediamo la settimana prossima.